integerrimo, granitico, inossidabile. Il presidentissimo Giuseppe Conte torna da Bruxelles al pari di un generale vittorioso, portando oro ed imperitura gloria alla patria. Il fondo è stato raggiunto. Estasiati da cotanta abilità, tedeschi e olandesi non possono che applaudire con frugale reverenza. Convogli e battelli carichi di miliardi giungeranno tosto in terra italica sulle ali della provvidenza europea e della premura materna dei mercati. Il conte degli italiani ride in faccia alla triste e disfattista matematica del nemico sovranista, sempre pronto a sottolineare bazzecole quali condizioni, tasse e cessioni di futile sovranità. Non v'è alcun debito, rassicurano le migliori penne del giornalismo nazionale, bensì rinnovata riconoscenza verso l'Europa. Lo spettro ellenico terrorizza solamente i cuori colmi d'odio dell'italietta lavativa ed incompetente. La dichiarazione di guerra è stata già consegnata agli ambasciatori di partite IVA e pensionati. L'ora degli impegni irrevocabili è giunta. Riformare e riformeremo!